Filoteo Di Sandro torna in consiglio e attacca Toma, distrutto il centrodestra molisano, il governatore incalzato anche da Piazza Pulita. Panico al centro storico di Isernia, un gruppo di minori, probabilmente ubriachi, aggredisce due trentenni. Una decina di imprenditori multati dalla Guardia di Finanza nelle loro aziende, scoperti lavoratori irregolari. Assenze pesanti alla manifestazione in difesa di Vigliardi e Scurti critica a Castrataro la sua presenza inopportuna. Inquinamento nella Piana, l'onorevole Bonelli da Venafro annuncia la presentazione di un question time al ministro dell'Ambiente. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Nella notte tra sabato e domenica a Isernia, in pieno centro storico, un gruppetto di una decina di ragazzini, tutti minorenni, ha aggredito alle spalle due uomini di circa 30 anni che pacificamente passeggiavano per Corso Marcelli. I due si sono difesi alla meglio, riuscendo a mettere in fuga la baby gang, anche perché uno dei due aggrediti è un praticante del karate. Probabilmente i ragazzini erano anche già al ticci, perché prima di aggredire i due stavano già litigando e facendo a botte con un altro gruppo di minorenni. Insomma, scene da giungla metropolitana in quella che una volta era una pacifica cittadina. È la prima volta che accade Isernia, dove episodi del genere erano sconosciuti. E ora spazio alla politica. Filoteo Di Sandro torna in consiglio ed il primo messaggio è per il presidente della giunta Toma. Ovviamente un attacco senza riserve, ma quello di questa mattina per tanti versi sarà un consiglio da ricordare. Ascoltiamo tutto nel servizio di Francesco Adamo. Lunga la cronaca di quest'ultimo consiglio regionale, che doveva vedere il rientro in consiglio di Filoteo Di Sandro di Fratelli d'Italia. Per suggellare il rientro comunque è necessario il voto del consiglio, che c'è stato dopo non poche schermaglie e dopo una sospensione di lavori durata circa due ore. Alla fine 17 votanti, 11 sì e 6 astenuti. Il primo discorso in aula da parte di Filoteo Di Sandro, un attacco duro e senza remore al Presidente della Giunta, Donato Toma. Presidente della Giunta, io credo che lei comunque ha delle responsabilità politiche per quella scelta, come Presidente di questa Regione, come capo di questa maggioranza consiliare. Lei ha delle responsabilità perché secondo me il progetto, l'idea è stata ben perseguita in maniera lucida e razionale, solo ed esclusivamente per estromettere quattro consiglieri regionali. Presidente, lei, Presidente della Giunta, lei ha perso un'occasione per essere un leader del centrodestra, un leader forte, un leader che sapesse coniugare, unire, coagulare intorno a sé non solo gli eletti, ma anche i non eletti, non solo gli eletti, ma anche i partiti del centrodestra, i partiti che l'hanno sostenuta, che l'hanno voluta fortemente. Invece questo non è avvenuto. Presidente, in termini politici lei ha distrutto in qualche modo il centrodestra che l'ha voluto e l'ha eletta. Invece l'assessore Vincenzo Niro, che si è dimesso per impedire l'arrivo in aula di Tedeschi, rivendica la sua come scelta di responsabilità. Beh, certamente è una scelta politica, perché nel momento in cui ti viene sottoposta una ordinanza da parte della Cassazione che sovverte quello che sono stati gli altri due gradi di giudizio del Tribunale, della Corte d'Appello, è chiaro che in quella circostanza io ho dovuto fare una disamina di quello che era il dispositivo e quindi cercare di difendere quello che può essere e che è stato il risultato, il ruolo dei popolari per l'Italia in tutta la nostra regione. Il rischio avere un Antonio Tedeschi che aveva già manifestato il suo profondo dissenso nei confronti della maggioranza in questi ultimi scampoli della 12ª legislatura. Non era possibile pensare di perdere una unità di gruppo all'interno del Consiglio regionale, perché vanificherebbe tutte le altre attività che ci sono da portare avanti. Anche le presunte alleanze fra Movimento 5 Stelle e PD scricchiolano a partire dalla surroga. Me l'aspettavo, perché è una tecnica classica di Andrea Greco, quello di spostare i piani delle valutazioni, cioè lui cerca di
uscire dall'angolo in cui sta e quindi inventa delle questioni. Questa dell'alleanza è una questione che ovviamente è totalmente inventata. Noi stiamo lavorando alle alleanze, stiamo lavorando per vincere le regionali, quindi non serve. Anzi, io un po' mi preoccupo quando viene utilizzato questo piano, perché vedo Andrea stare un po' stretto anche all'interno dei 5 Stelle, quindi probabilmente ci sono altre motivazioni che lo rendono nervoso, e essere, diciamo, schiaffeggiato dalla Corte di Cassazione per lui in questo momento, anche all'interno del suo movimento e rispetto ai suoi elettori, non è sicuramente una cosa che lo pone in buona luce. E continuiamo a parlare di consiglio regionale. L'unica cosa che avrebbero dovuto fare i partiti del centrodestra molisano dopo la sentenza della Cassazione, scrive in una nota il segretario regionale di Articolo 1 Francesco Totaro, sarebbe stata quella di chiedere a gran voce le dimissioni del presidente Toma. Invece, continua il segretario di Articolo 1, abbiamo assistito alle dimissioni di Vincenzo Niro da assessore regionale con la condivisione dei partiti di centrodestra per impedire il reintegro di Antonio Tedeschi in consiglio regionale. Ennesimo giochetto di questa maggioranza, se così vogliamo definirla. Al peggio, conclude Totaro, non c'è mai fine. Ci spostiamo sul caso Gemelli, vertenza Gemelli, anche le telecamere di Piazza Pulita in onda sulla 7 in consiglio regionale. Sono felice di conoscere l'unico Tafazzi della politica italiana capace di chiudere la radioterapia a pochi mesi dalle elezioni, così Alessio Lasta, inviato della popolare trasmissione Piazza Pulita in onda sulla 7, si rivolge al presidente commissario Donato Toma. Vediamone un brano. Come sta? Sono felice di conoscere l'unico Tafazzi della politica molisana in grado di chiudere un reparto di radioterapia a pochi mesi dalle elezioni quando vuole essere ricandidato. Ma come ha fatto? Poco informato lei, purtroppo. Poi le perché ha aperto il reparto? Io non ho chiuso niente. No, non ho questo potere. Non gli avete dato io soldi, ho solo potere di aprire. Soldi. Si informi sui nomenclatori. Oh, parliamo adesso al di là delle battute, parliamo dei nomenclatori. No, beh, ci concede un attimo, siamo venuti da Roma un per lei. Glielo concedo. Ecco, allora, le faccio queste domande. Qual è la situazione qua? Perché questo reparto di radioterapia è sostanzialmente chiuso dal 1 marzo. O no? Allora, guardi. Cioè l'hanno chiuso perché non gli date la benzina. Posso? Per andare avanti. Posso? Sì, prego. Sì, prego. Sentiamo. Vuole 2 minuti, volentieri. Sì. Allora, noi abbiamo, siamo una regione in piano di rientro e commissariata, purtroppo. Sì. Io principalmente le dico che sono contrario a commissariamento, ma non sta a me decidere. Però lei è commissario ad acta. Mi hanno nominato commissario ad acta, ho accettato e devo fare il mio dovere. Allora, le regioni in piano di rientro commissariate devono applicare per le prestazioni di radioterapia, mai per tutte le prestazioni, un nomenclatore tariffario. Non mi spieghi cose che già so. Il nomenclatore tariffario del 2012 che state applicando. Ecco, ma siccome il punto non è tanto quello, perché immagino che lei stia a cuore la salute. Il punto è che io paghi e vado davanti alla Corte dei Conti, lei, andando fuori il nomenclatore. Lei ce l'ha un reparto di radioterapia pubblico qui? Dovremmo averlo. Come mai non ce l'avete? Lo dobbiamo chiedere a quelli che in 30 anni non l'hanno sempre fatto. Quelli prima, giusto? Quelli prima, noi invece stiamo investendo. Abbiamo domani un incontro con radioterapia, con Gemelli, per capire come possiamo. Oh, però Gemelli, posso dire una cosa? Gemelli, lei governa qui da quasi 5 anni, giusto? Ecco, lei è commissario ad acta da 1 anno e mezzo, giusto, più o meno? Esatto, sì. Del fatto che il Gemelli spenda troppo, cosa che voi lamentate per queste famose schermature, no? Ecco, lei in qualche maniera come commissario come mai se ne accorge? No, io mi accorgo pochi mesi prima dalla fine del mandato diciamo in qualche maniera dice... La questione dall'anno scorso che va avanti, non me ne sono accorto. Beh, da pochi mesi prima. Governa da 4 anni. Ma guardi, Presidente della Regione, oggi vanno nominato, ma un anno e mezzo fa commissario e sto facendo il mio lavoro. Prima di me c'erano altri commissari, perché non li intervisto? No, no, li intervisto, però adesso lei ha responsabilità anche politica di questa gestione. Stiamo lavorando per far sì di risolvere i problemi. Sì, ma se lei è nel deserto, no? E arriva uno che le porta l'acqua, diciamo che non è che c'è la corsa in Molise, non è che c'è la corsa ad arrivare a investire in Molise, no? E arriva uno che le porta l'acqua e le fa un reparto di radioterapia d'eccellenza, tra l'altro l'unico che serve 300.000 abitanti, lei che cosa fa? Ma lo tiene oppure dice no, l'acqua non la voglio?
Maxi operazione antidroga tra Caserta e Napoli, smantellata una piazza di spaccio. I carabinieri della compagnia di Maddaloni, coadiuvati dai colleghi di Caserta, Napoli e Isernia, hanno arrestato 14 persone, tra cui un pusher quarantenne campano confinato ai domiciliari in un centro della provincia di Isernia. Il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Ponte San Leonardo. E rimaniamo a Isernia, assenze pesanti alla manifestazione in difesa di Vigliardi tenutasi ieri pomeriggio davanti al Veneziale, e l'esponente di Progetto per Isernia Scurti critica Castrataro definendo la sua presenza inopportuna e sottolineando come in realtà abbia utilizzato lo stesso metodo dell'ex DG Asrem estromettendo dalla giunta la Scarabeo. Assenze che fanno rumore, ma presenze che ne fanno altrettanto. La manifestazione in difesa di Vigliardi, ex primario di chirurgia del Veneziale, oltre alla nutrita presenza di cittadini che si sono schierati in difesa del medico estromesso dal suo incarico, ha fatto registrare anche il forfè di diversi politici, tra questi anche alcuni che negli ultimi giorni si erano esposti in prima persona attraverso comunicati stampa contro la decisione del non riconfermato di Giasrem Florenzano, prima tra tutti la consigliera regionale Calenda e il sottosegretario Di Baggio. Davanti all'ospedale Pentro loro non c'erano, ma si sa, dietro una tastiera siamo tutti leoni. Da segnalare inoltre l'assenza di deputati, senatori e sindaci della provincia. Presenti invece il primo cittadino di Isernia con la giunta comunale al gran completo. Da Castrataro, oltre l'impegno a chiedere un tavolo tecnico ad Asrem e commissario per reintegrare Vigliardi, anche l'appello all'intera cittadinanza a prendere parte alle manifestazioni di protesta in difesa dell'ospedale Pentro. Che vi dico? Che noi stiamo per fare tutto quello che è possibile fare, però dobbiamo essere in grado di convincere il maggior numero di persone che questa è una battaglia che può essere vinta se e solo se veramente uno per uno convinciamo le persone attorno a noi, perché se rimaniamo soli noi potremmo essere anche 100 o 200, ma non siamo abbastanza per poter convincere le persone e soprattutto chi comanda in questo caso che alcune cose non vanno fatte come questa. Perché il dramma di quella cosa che è successa con l'ultimo atto del direttore generale non è che era solo sbagliata in sé, come sostanza, ma anche nel metodo, perché non è l'ultima cosa che un direttore generale fa prima di andare in giro. Parole che però non convincono Oreste Scurti, esponente di Progetto per Isernia. L'avvocato isernino infatti ha sottolineato come in realtà Castrataro abbia utilizzato due pesi e due misure. Da un lato critica la scelta di Florenzano, dimenticando però di essersi comportato proprio come lui, estromettendo dall'amministrazione Francesca Scarabeo, ex assessore con delega alla sanità. La manifestazione che c'è stata ieri, quella di Izzo, la condivido, è stata una bella manifestazione, c'è stata una partecipazione di cittadini e il dottor Vigliardi va difeso, il gesto che è stato compiuto nei suoi confronti va affrontato e va combattuto. Una cosa che non mi è chiara, insomma, che devo sicuramente sottolineare, non capisco che cosa sia andato a fare l'amministrazione comunale, il sindaco Castrataro, la sua giunta, che hanno fatto la stessa cosa che ha fatto Florenzano con Vigliardi, l'hanno fatta loro con la dottoressa Scarabeo. Allora, qual è il motivo, diciamo, di questo intervento? Ma veramente gli dobbiamo credere? Cioè, la politica che raggiunge dei livelli così bassi di pensare, di far credere ai cittadini di difendere quello che hanno fatto anche loro. Cioè, quel gesto politicamente ignobile di cancellare, di far fuori la Scarabeo, gesto che da 50 anni nella politica isernina del comune di Isernia non si era mai visto. E restiamo in qualche modo in tema, perché nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale è stata approvata una mozione con cui si chiede al governatore e commissario ad acta Donato Toma di valutare di annullare o revocare in autotutela i provvedimenti adottati dall'ex direttore generale Asrem Oreste Florenzano il 28 febbraio scorso, l'ultimo giorno del suo incarico. Si tratta di 34 delibere, tra cui la sostituzione dell'ex primario di chirurgia dell'ospedale veneziale di Isernia, Giovanni Vigliardi, con il professor Guido Sciaudone, ordinario Unimol. Inoltre nella mozione si chiede l'apertura di un confronto con l'attuale DG Asrem Evelina Gollo. E continua l'impegno della Guardia di Finanza di Campobasso nel contrasto al lavoro nero, scoperti oltre 20 lavoratori irregolari e multati oltre 10 datori di lavoro. Solo nel 2022 il sommerso da azienda e da lavoro, constatato dalle Fiamme Gialle campobassane, aveva superato i 50 milioni di euro.
Inquinamento nella piana, l'onorevole Angelo Bonelli ieri pomeriggio a Venafro annuncia la presentazione di un question time al ministro dell'Ambiente. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Un question time, una interrogazione al ministro dell'Ambiente sull'inquinamento nella piana di Venafro. La presenterà Angelo Bonelli. L'annuncio dell'imminente iniziativa parlamentare ieri pomeriggio a Venafro dallo stesso co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. L'incontro organizzato dai responsabili regionali del partito, ad aderire associazioni ambientaliste ed uno sparuto gruppo di amministratori, vecchi e nuovi, non entusiasmante in termini di presenze, nemmeno la risposta della cittadinanza. L'orario della riunione, nel pieno di un pomeriggio lavorativo, ha inciso. D'altro canto, attenti e partecipi i presenti. Sono i dati ISPRA, non quelli che diciamo noi. Già nei primi mesi del 2023 ci sono dei superamenti inaccettabili sulla qualità dell'aria. E in più vogliamo anche che sia data una risposta chiara sul tema dell'inquinamento dei terreni da cadmio sulla la pianura di Venafro. Vanno date delle garanzie, vanno presi i provvedimenti giusti a garanzia della salute della popolazione ma anche delle attività agricole. L'inquinamento è sempre la sommatoria di varie fonti inquinanti, sempre così. Da questo punto di vista la cosa che deve essere fatta andando per ordine, da un lato il tema della politica di incenerimento non è la politica del futuro dal punto di vista della gestione dei rifiuti, ma dall'altro canto bisogna potenziare i controlli dell'ARPA. Vede, molte situazioni di alto inquinamento nel nostro paese, penso a Taranto o altre zone, sono avvenute perché non si è esercitata quella forma di controllo attraverso gli istituti preposti al controllo, un po' perché erano sotto organico, un po' per altri motivi. E sulla possibilità di portare sotto i riflettori e soprattutto all'attenzione del governo la questione ambientale nella piana, Leo Terzano, esponente regionale del Partito Ambientalista, rimarca l'importanza del ruolo dell'onorevole Bonelli. Adesso che noi abbiamo un punto di riferimento parlamentare, perciò abbiamo la possibilità di avere un'alta voce e fare delle interviste e delle richieste direttamente ai ministeri competenti, non ci faremo scappare l'occasione per chiedere di intervenire immediatamente. Sono 20 anni e siamo stanchi noi molisani, specialmente noi molisani di questa zona del Venafrano, siamo stanchi di bugie, di rimandare decisioni, di non accettare assolutamente la verità su questa zona. Questa è una zona che ha una qualità dell'aria pessima e dobbiamo risolvere il problema, perché stiamo sottoponendo 30.000 cittadini molisani ha un rischio per la salute grave. Un rischio grave, quello prospettato da Terzano, acuito dall'assenza di un registro tumori aggiornato sul territorio. Il tema del registro dei tumori è un problema che noi troviamo in altre regioni, in altri territori, cioè il ritardo con cui si va a istituire uno strumento fondamentale per analizzare la relazione tra aumento di tumori e anche attività inquinanti. Purtroppo dobbiamo dire che questi registri tumori in molte parti d'Italia si sono istituiti grazie alla battaglia dei cittadini. Il nostro sforzo invece è fare in modo che anche piccoli territori, ma che vivono una situazione drammatica, siano monitorati anche dal punto di vista epidemiologico. Questo è un elemento fondamentale e questo è quello che diremo al Ministro. Sulla linea ferroviaria Termoli-Campobasso, come riporta il sito ufficiale di Rete Ferrovie Italiane, la circolazione ferroviaria è sospesa a seguito di un movimento franoso tra Casa Calenda e Larino. I tecnici di RFI sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea con previsione di riattivazione nella giornata di domani a partire dalle ore 18, attivato il servizio sostitutivo con autobus. E iniziativa congiunta di ADMO e Scuola Allievi Carabinieri per la sensibilizzazione a favore della donazione del midollo osseo. Francesco Adamo. Si è svolta presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, su iniziativa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria, una iniziativa condivisa con l'ADMO Molise, rivolta alla sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo. L'incontro è nato da un appello realizzato in favore della figlia di un militare dell'Arma, in accordo con ADMO, per il quale sono state attivate tutte le
le sedi di quelle città dove esiste una scuola allievi carabinieri. Uno dei punti di forza dell'arma è la vicinanza ai cittadini, la sensibilità. E quale modo migliore per dimostrarsi sensibili che avvicinarsi alla donazione? Per cui è un messaggio che noi cogliamo, veicoliamo anche a tutti i cittadini e siamo orgogliosi di farne un punto di forza anche della nostra formazione, che questi giovani carabinieri che a breve, tra meno di un mese, raggiungeranno tutti i comandi operativi in Italia, si stanno formando non solo professionalmente ma anche e soprattutto umanamente sui valori. Il presidente di ADMO Molise, Eugenio Astore, ha ribadito l'importanza della donazione. Come sappiamo, giovanissimi che mi auguro già come principio dell'arma vuole il bene del prossimo, e credo che sensibilizzare i giovani sia la cosa importante per ADMO, perché sono proprio i giovani che ci possono consentire di tentare di salvare la vita di tanti malati di leucemia o di tumori del sangue che purtroppo spesso sono giovanissimi. In Italia ne sono mediamente 2000 l'anno, di cui l'80% sono giovani. Deve essere nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, contattare l'ADMO Molise. La sede è presso il Gemelli, ex Cattolica. Si può prendere un appuntamento per poter poi tipizzare e fare un piccolissimo prelievo di sangue sul quale viene fatta un'analisi degli antigeni linfocitari per poi sperare di poter arrivare alla donazione di midollo osseo. Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 0874 31 26 42 ed il mobile 335 14 36 38 3 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. È stato pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Isernia l'avviso esplorativo per manifestazioni di interesse riguardante la gestione della sala cinema di Via De Gasperi. Sono ammessi a partecipare tutti i tipi di operatori economici abilitati allo svolgimento di attività conformi all'oggetto della concessione e che risultino in possesso dei requisiti previsti. La durata della concessione è di 3 anni, eventualmente rinnovabili, e il valore presuntivo della concessione è di 182.000 euro. I soggetti che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda entro il prossimo 22 marzo. Inaugurato l'impianto di riproduzione della trota autoctona del fiume Volturno a Rocchetta, l'ultimo atto del progetto LifeNat Salmo, iniziativa di valenza europea, la struttura dedicata al compianto Lello Ragozzino. Ce ne parla Michele Visco. Inaugurato questa mattina l'impianto di riproduzione ittica della trota fario del fiume Volturno, della trota autoctona del fiume Volturno, alla centrale, zona delle centrali a Rocchetta Volturno, iniziativa curata dal comune di Rocchetta Volturno, al comune di Oratino, da vari enti e associazioni e dalla regione Molise. Ecco, vedete le acque della zona della centrale del comune di Rocchetta Volturno, un incubatoio ittico dedicato alla memoria del compianto Lello Ragozzino di Colli a Volturno, che aveva a cuore le sorti del fiume Volturno, era presidente dell'associazione pesca sportivi di Colli a Volturno, che ha dedicato anima e corpo al fiume Volturno. La nostra redazione è stata qui presente, vi riproporremo un servizio sull'iniziativa. Sì, è un progetto che sostanzialmente è finito come attività strutturali, ha previsto il ripristino dell'impianto ittiogenico qui alle sorgenti del Volturno e la selezione del ceppo di trota autoctona che servirà poi per riprodurre numerose quantità. Ma uno degli aspetti più importanti per il nostro comune e per tutta la Valle del Volturno è proprio la fruibilità di questo posto, che è rimasto chiuso per 60 anni. Finora non si poteva entrare qui alle sorgenti del Volturno, c'era una rete che chiudeva tutta l'area. Adesso invece, con questo progetto, che prevede sia l'allevamento delle trote e quindi, come dicevo, il ripopolamento di tutti i fiumi molisani e oltre, ma prevede anche la didattica sul territorio sia per quanto riguarda i principi di educazione ambientale sia per quelli dell'allevamento delle trote. Quindi credo che siamo soddisfattissimi sia noi dell'amministrazione sia tutti i cittadini per questo grande risultato. La Regione Molise è ovviamente uno dei partner del progetto, insieme all'Università del Molise e a molti altri, il Comune di Oratino, che sono stati a fianco a noi e tutti insieme abbiamo
realizzato questa nuova attività. Armando Ragozzino, è una gioia e un onore per te, figlio del compianto Lello, al quale hanno dedicato questo impianto, essere qui. Ecco, tuo papà ha lottato e combattuto tanto per questo risultato, ma era un uomo passionale e amante del fiume Volturno. Sì, è stata oggi una bella soddisfazione da parte nostra ricevere la targa e vedere intitolata la struttura a papà, però deve essere una soddisfazione per tutti, per tutta la valle, perché ha un'importanza fondamentale per il fiume Volturno e per il futuro di questo fiume. Insomma. Futuro che passa alla riproduzione della specie autoctona del fiume Volturno, questa trota che nasce qui a Rocchetta e che poi anche voi come pescasportivi di Guardia Volturno porterete nel vostro fiume. Assolutamente sì, l'obiettivo di questo progetto è proprio quello poi di prelevare le trote che qui nasceranno e cresceranno per poi immetterle nel corso di tutto il fiume Volturno, con la speranza insomma che possa far divertire un po' di persone. Come sarebbe stato Lello in questa giornata? Molto felice, è una cosa che lui aveva visto e immaginato quasi 10 anni fa, non ho fatto in tempo a vederla realizzata, però sono sicuro che ci sta guardando e con orgoglio e soddisfazione. Paolo Gibertoni, veterinario e ittiologo, a Rocchetta Volturno si realizza questo importantissimo progetto. Pierpaolo, quanto è costato di lavoro sul campo e se ci spieghi un attimo come funziona questo impianto di riproduzione? Ma sostanzialmente l'impianto ittiogenico di Rocchetta Volturno nasce con l'esigenza e per soddisfare le esigenze di produzione di trote autoctone, in particolare qui siamo sul Volturno e qui faremo quelle del Volturno, affinché si possa generare qui una sorta di serbatoio genetico, no? Di pesci che vengono allevati, che vengono periodicamente reinsanguati con il pesce selvatico al fine di non domesticare, di preservare la rusticità, e che possano così servire alle immissioni e ai ripopolamenti dell'asta del fiume Volturno e dei suoi tributari. Struttura che non è enorme ma che ha un grande potenziale, poiché la distribuzione delle vasche esterne, la capiente avannotteria e soprattutto l'approvvigionamento di un'acqua di elevatissima qualità consente la produzione e consentirà nel tempo la produzione di tutto il fabbisogno regionale nella parte del Volturno. Il progetto Nazalmo avrà una fase di afterlife, che sarebbe un periodo successivo al progetto e che consente di passare il testimone da quelli che sono stati gli interlocutori, cioè i partner del progetto iniziale, in quelle che sono le istituzioni e le associazioni del territorio. Chiaramente MTRG, Mediterranean Trout Research Group, ha l'aspettativa di rimanere come interlocutore tecnico delle istituzioni e delle associazioni alieutiche con le quali già collaboriamo. Questo tipo di strutture hanno una grande longevità se riescono a, diciamo, a interfacciarsi in maniera stabile e definitiva con il mondo del volontariato, che trae beneficio dall'esistenza di queste strutture nell'approvvigionamento di fauna ittica autoctona per le pratiche di ripopolamento e che diventa al contempo anche un momento formativo per il territorio. Si terrà giovedì prossimo alle ore 12 presso l'aula Aldo Moro del Tribunale di Isernia la manifestazione commemorativa del giudice Michele Nardelli, dell'assistente giudiziario Maria Rosa Di Tommaso e dell'assistente giudiziario Guido De Iorio. Nel corso della manifestazione verranno scoperte delle targhe che verranno apposte sull'attuale aula B, sulla cancelleria civile e sulla cancelleria penale dibattimentale. Bene, ora come di consueto andiamo al touchscreen dove Antonia Cristinzio ci aggiorna sulle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. A te Antonia. Sì Antonia, facciamo il punto sulle notizie di questa sera. Cominciamo dal sito dell'ANSA in primo piano, l'informativa di Piantedosi in Parlamento. Non blocchiamo i soccorsi, Salvini a Chigi da Meloni, piena sintonia nel governo sul dossier immigrazione, la Premier e il suo vice hanno fatto il punto sui provvedimenti in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. Fiducia negli accertamenti giudiziari, dice Piantedosi nella sua relazione alle Camere. Da ottobre ad oggi salvate
36.000 persone, non volevo colpevolizzare le vittime, le mie parole contro gli scafisti, ha detto il ministro. Il PD invece che dice il governo sia accusato di strage, il Movimento 5 Stelle che ha detto Salvini un coniglio che scappa, si dimetta, la Lega invece ha risposto, la sinistra chiede le manette perché ha perso le elezioni. Sul sito di Sky TG24 invece il caso Cospito, la difesa chiede i domiciliari per motivi di salute, l'udienza è il 24 marzo, l'istanza è stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Milano, si chiede di spostare il detenuto dal carcere a casa della sorella. In mattinata l'avvocato Flavio Rossi Albertini ha spiegato a Sky TG24 che il detenuto non ha alcuna vocazione suicida, questa è una battaglia per la vita, per affermare il suo diritto alla vita. Sul sito della Repubblica invece a Guidonia lo scontro tra aerei militari, vedete le immagini, uno precipita tra le case, morti i piloti, due aerei Sai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo poco dopo le 12 all'altezza di Guidonia, a Montecelio, a Roma. Un velivolo è precipitato in mezzo alla campagna, l'altro in prossimità dell'area residenziale, morti entrambi i piloti. Invece sul sito della Stampa l'avvertimento della Cina agli USA, se non tirano il freno ci saranno conflitti catastrofici, noi e la Russia una forza trainante. Il ministro degli esteri che ha detto il contenimento e la repressione non faranno grande l'America e non fermeranno il rinnovamento di Pechino. Il piano per un incontro tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker repubblicano Kevin McCarthy. Antonio, per questa sera è tutto. Grazie Antonia e ora vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi 7 marzo. Sulla nostra regione il tempo resterà stabile e soleggiato, da segnalare la persistenza di residue nuvolosità sui settori occidentali, venti da ovest, sud-ovest, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 2 massima 12, Isernia minima 6 massima 13, Termoli minima 7 massima 15, Venafro minima 5 massima 15. Previsioni per domani 8 marzo. Residue e instabilità renderà i cieli incerti sui settori occidentali, con possibilità di deboli precipitazioni. Migliore la situazione ad est e specialmente lungo la costa. Venti dai quadranti occidentali, mare mosso. Temperature Campobasso minima 4 massima 12, Isernia minima 8 massima 12, Termoli minima 9 massima 16, Venafro minima 8 massima 15. Con il meteo è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è alle prossime edizioni del nostro telegiornale.